Il ritiro precampionato è entrato nella sua fase cruciale, via ai primi test per oliare meccanismi e schemi. Gioco da ragazzi per chi conosce a memoria il verbo di De Zerbi e il caso di Giuseppe Agostinone, foggiano DOC, che nella passata stagione il tecnico bresciano ha trasformato in terzino sinistro. Agostinone ha risposto con una stagione da incorniciare, guadagnandosi l'appellativo di divino dalla tifoseria rossonera. Pino Agostinone, foggiano DOC, si ricomincia, nuova avventura, di nuovo qui in ritiro, questa volta a Norcia, dove si plasma un Foggia che quantomeno nelle intenzioni dovrà recitare un ruolo di primissimo piano nel prossimo campionato. Beh, ci ritroviamo tutti qua ancora una volta dopo l'annata precedente fatta alla grande. È un piacere ritrovare il mister e tutti i vecchi compagni e l'ingresso di giocatori nuovi di qualità che ci consentiranno di fare quel salto di categoria. Qui è una buona località, ci sono una buona struttura, campi da calcio, piscina, quindi si sta benissimo. Niente, quest'anno cercheremo di migliorarci rispetto all'anno scorso, cercando sempre di onorare la maglia, che è la cosa più importante, e portare avanti il nome del Foggia, soprattutto perché quest'anno portiamo, come ben sapete, il logo dei Satanelli. Pino Agostinone è uno degli idoli della tifoseria foggiana, reduce da un grandissimo campionato, sei stato tra i più positivi nella passata stagione, in un campionato positivo per tutti in cui comunque ti sei distinto e ti sei tra l'altro inventato in un ruolo nuovo, quello di esterno basso a sinistra. C'è la volontà di fare un grande campionato, qualche indiscrezione però, qualche uccello cattivo dice non è così scontato che Agostinone resti al Foggia, perché in queste ore, in questi giorni si discute di un eventuale adeguamento di contratto e se le parti non dovessero trovare l'accordo le strade potrebbero separarsi. Un'ipotesi che non si augura nessuno, credo non ci sia insomma la volontà né da parte di della società stessa né del giocatore né della tifoseria di separarsi, però insomma nel calcio mai dire mai. Cosa c'è al momento? Beh, al momento già che sono qua è un segnale forte che io do, e soprattutto la mia volontà è quella di proseguire questa grandissima avventura iniziata 3 anni fa dalla Serie D e quindi la mia volontà è quella di rimanere qua, perché comunque il progetto è importante. Ci sono compagni di squadra che sono di Foggia come me, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Penso che la società e io stesso troveremo un punto di incontro, perché comunque sia la società che io amiamo questo progetto. Intanto avete già avviato dei contatti, vi siete già seduti attorno a un tavolo, nella fattispecie il tuo procuratore con il direttore sportivo di Bari? Sì, ci siamo seduti a un tavolo, adesso stiamo trattando un po', diciamo, l'adeguamento del contratto e quindi anche penso il prolungamento, penso che non ci saranno problemi. E come dire, spero che tutto vada verso il giusto. C'è fiducia, insomma. Che Foggia sta nascendo, Pino? Beh, un Foggia che non ha perso quella fame, quella voglia di mettersi in discussione e quel Foggia di potersi sempre migliorare, come ho detto prima, rispetto all'anno scorso. Quindi sono arrivati giocatori di qualità, quel segno che la società vuole fare qualcosa di importante. A Foggia c'è tanto entusiasmo, c'è tanta attesa, ci sono però anche inevitabilmente tante aspettative. Questo può essere un vantaggio secondo te o possono essere pressioni che possono alla lunga insomma scalfire, ecco, la vostra serenità? Beh, io penso che chi, come ho detto nelle precedenti circostanze, chi veste questa maglia è soggetto e quindi deve conoscere la piazza. Deve capire che indossare questa maglia è un privilegio, quindi può andare incontro a pressioni che altre piazze non ti danno. Quindi appunto noi che diciamo siamo già negli anni passati sappiamo un po' gestire queste pressioni, anche se le ambizioni sono diverse, però comunque il fatto della foggianità questo ci può far fare il salto di categoria. E poi comunque sono stati integrati dei giocatori di qualità
che hanno calcato anche palcoscenici importanti. Quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene, stiamo lavorando tanto, con grande, come ho detto prima, grande fame, grande determinazione, che sono diciamo, le qualità per fare bene. Pino, in conclusione, riavvolgendo il nastro, chiudendo per un attimo gli occhi, quali sono i momenti che ti tornano alla mente come quelli più rappresentativi della tua carriera, nella fattispecie in maglia rossonera? Beh, è normale che il gol all'esordio contro il Sassuolo, la prima in classifica, è un'emozione che non dimenticherò mai, però come ho detto anche nelle precedenti circostanze, ogni giorno che scendo con questa maglia ti dà delle soddisfazioni, delle emozioni che altre piazze non te le daranno mai, a prescindere dalla categoria. In bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, arrivederci. Intanto Norcia è in meta di pellegrinaggio ed è giornalmente raggiunta da tifosi rossoneri. Tra quelli che hanno fatto tappa in Umbria anche una larga rappresentanza degli ultras della Curva Nord, come al solito non hanno fatto mancare la propria vicinanza ai rossoneri, colorando l'impianto che ospita gli allenamenti di Agnelli e compagni. Prove generali in ottica campionato anche per loro. Prima di un rigenerante tuffo in piscina anticaronte, con tanto di coro di saluto per Telefoggia. Tifosi che arrivano anche dal nord, ne incrociamo tanti, da Brescia, Mantova, Suzzara, prevalentemente lavoratori della Iveco. 5 ore abbondanti in macchina e in furgoncini, sfidando il caldo per dare sostegno ad un Foggia che è tornato ad accendere fantasia ed entusiasmo. Anche da parte loro corri di affetto per Telefoggia e tanta passione per una maglia che continua a far battere forte il cuore. Foggia è tutto per me, il Foggia è tutto per me e io lo so perché non resto a casa. Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, Telefoggia ce l'abbiamo noi. Solo tu sai superarmi, se si parla di confini,
si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. E mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva, stavolta no, non posso fermarmi. Stavolta sarai tu a guardarmi, come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta, come una luce che si accende e il mondo mi guarda. E in ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille, una voce, un coro che spaccano il cielo e cambieremo il mondo, ma cambierà davvero. E in ogni stadio... Tra i tanti tifosi al seguito del Foggia ce ne sono tanti che arrivano dal nord Italia, nella fattispecie da Mantova, dipendenti Iveco, ma insomma vicini ai colori rossoneri. Sempre. Nonostante la distanza, siamo lontani da tanti anni, appena possiamo ci mettiamo subito al seguito del Foggia. Siamo portati anche le mogli, i figli, si fa quel che si può. Com'è difficile spiegare alle mogli questa passione, questo amore per i colori rossoneri? Li abbiamo imbrogliate dicendole che andavamo a caccia, poi ci fermavamo a Assisi, però il pensiero... è sempre il Foggia. Da centinaia di chilometri di distanza si soffre di più? Molto di più. Noi soffriamo tanto, però il Foggia, i colori rossoneri per noi è il massimo. Il massimo proprio. È difficile. Foggia! È difficile poi lavorare al nord mescolandosi a dipendenti, ad altri colleghi con altre fedi calcistiche, no? Quella è la cosa più difficile, convivere tutti i giorni con campani, soprattutto baresi, Avellino. Mamma mia. È una guerra tutti i giorni, però pure in Serie B, pure in terza categoria possiamo parlare forza a fondo. Può essere l'anno giusto questo per il Foggia? Speriamo, non vediamo l'ora. È dal 95 che siamo andati in Serie C, stiamo male perché vedere il Foggia in Serie A con Zeman, tanti ricordi bellissimi, li vogliamo rivedere e li vogliamo rivedere con De Zerbi. Un altro tifoso del Foggia che arriva da Brescia per insomma stare vicino ai colori rossoneri, c'è tanta voglia, c'è tanto entusiasmo quest'anno? Sì, io sono un ragazzo della sezione Brescia. Siamo felicissimi di essere qui, ovviamente, come sempre. Non so se molti sanno, sono ormai oltre 10 anni che noi siamo in auge con questa cosa qui e abbiamo approfittato di venire in questa località, che è una località meravigliosa sotto tutti i punti di vista, e quindi abbiamo abbinato un connubio Foggia, quindi tifo e località, ed è una cosa meravigliosa, insomma. Quanto è difficile per chi vive al nord seguire il Foggia? È una cosa... credo dolorosissima, perché ti stringe il cuore. La tua città è la tua città, nessuno vorrebbe mai lasciarla. Lo si fa perché ci sono altre situazioni, ma il cuore è rossonero, e quindi chi nasce a Foggia, vive il calcio, può solo vestire questa maglia, quindi al cuore non si comanda. Può essere l'anno giusto questo per il Foggia? Credo proprio di sì. Non dobbiamo, secondo me, avere spingere i ragazzi in aspettative o presunte tali. Bisogna vivere il calcio come la solita cosa che è una passione. Ma quest'anno credo che ci siano tutti i presupposti, perché è una squadra già collaudata e poi con gli arrivi che stanno venendo, quindi la società insomma sta facendo cose in bello stile, assolutamente. In ogni stadio c'è una storia, il timore.